Rieccoci qui con questa seconda parte di questo grande video haul fatto da Acqua e Saponi. Sembro un po' una matta come al solito, ma oggi sono ufficialmente iniziate le mie ferie, le ultime mie ferie di questa stagione estiva, purtroppo. E è stata una giornata frenetica di faccende, pulizie, commissioni, scialle, insomma. Non mi sono tirata insieme granché, ho proprio un trucco base base giusto per essere decente, come capita molte volte, sapete, quando non sono al lavoro. E insomma, sono le 7 di sera, ne approfitto che Nicola non c'è per girarvi la seconda parte di questo video che ho dovuto interrompere sempre quando è arrivato lui, perché sapete che purtroppo cerco insomma, di sfruttare il momento in cui non c'è perché mi sento più tranquilla di girare in quel momento, perché non ci vediamo magari tantissimo e quindi quando siamo in casa tutte e due abbiamo da fare magari delle cose assieme. E quindi raramente mi dedico poi ai video. E quindi, insomma, approfittiamo ora che non c'è, ho circa un'oretta. Speriamo ovviamente di metterci meno perché avrei tanti altri video da fare. E vediamo, insomma, cosa riesco a combinare quest'oggi. Vi stavo parlando appunto degli acquisti fatti da Acqua e Sapone qualche giorno fa. E vi stavo dicendo che erano tutte cose bene o male in offerta, più o meno tutte, cose nuove, quasi tutto insomma nuovo, quindi prodotti che non ho mai provato, o altri prodottini che invece magari ho già acquistato e ho voluto provare in altre varianti, ecco, o comunque brand che già conosco e che però magari quel prodotto non l'avevo ancora provato, come per esempio Omia Laboratoires, che è un brand che conosco benissimo. A questo giro ho preso questo olio, questo bagno doccia, diciamo bagno seta all'olio di argan, e vi stavo parlando dell'olio corpo eco biologico, questo è proprio certificato ICEA, l'olio di jojoba. Ho acquistato questo qui perché l'ho trovato in offerta a 2 euro e quindi non me lo sono voluto far scappare perché 100 ml per 2 euro è davvero molto poco. Io di questa linea avevo già provato l'olio di mandorla che possiedo ancora, ma è praticamente agli sgoccioli. Mi dispiace buttarlo, ma fondamentalmente è finito e ce l'ho anche da un po', quindi non è successo niente, non è rancidito né nulla, però comunque è un bel po' che ce l'ho. E adesso non ricordo la scadenza di quell'altro, forse era 12 mesi, non 6, però questo ha 6 mesi di scadenza, quindi sicuramente aspetto ad aprirlo. E purtroppo c'era solo l'olio di jojoba in offerta, che tra tutti gli oli forse è quello che meno si confà al mio tipo di pelle, perché questo dovrebbe essere indicato per pelli secche e ruvide. Io non ho pelle così secca, quantomeno ruvida. Questo mi fa pensare che sia un olio molto 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 nutriente, emolliente, quindi più adatto per me probabilmente nella stagione o invernale, fase piena inverno, quando magari fa molto freddo e quindi la pelle si secca, oppure tutto al contrario, piena estate, post sole, per insomma andare a rinutrire la pelle disidratata dopo l'esposizione solare. Questi sono i due usi che mi vengono in mente, perché ho paura che altrimenti, usato anche proprio come olio post doccia con la pelle bagnata, potrebbe risultare un po' troppo per me. Magari no, però questo mi fa pensare alla dicitura, insomma, che riporta al prodotto. E dice olio corpo restitutivo e fotoprotettivo per pelli secche e ruvide. Quindi, insomma, sì, secondo me dovrò usarlo in questo modo. Comunque dice olio biologico di jojoba estratto tramite spremitura a freddo, l'olio di jojoba contrasta il processo di invecchiamento cui vanno incontro anche le pelli secche, riportandole al loro naturale splendore. Devo provarlo, nel senso che comunque non ho idea di come possa essere sulla mia pelle. Amo gli oli, ma allo stesso tempo non li tollero tantissimo, nel senso che comunque o ho la pelle proprio bagnata o a pelle asciutta sul corpo, non si assorbono mai. Sul viso devo dire che a quei pochi oli che ho provato sul viso mi sono piaciuti e non mi danno proprio fastidio sul viso, nonostante io abbia pelle mista. Però questo l'ho pensato proprio per il corpo e probabilmente magari non su tutto il corpo, ma in quelle parti che possono essere più
più secche, più ruvide, come magari i, come si chiamano, i talloni, i gomiti, le ginocchia, così. Insomma, vedremo, proverò e poi vi farò sapere. Se voi l'avete provato e sapete darmi qualche caratteristica in più sugli usi e le proprietà, insomma, di questo olio di jojoba, fatemelo sapere. Però io ho pensato che per 2 euro certo non potevo lasciarmelo lì, perché avevo provato comunque anche quello di mandorla che mi era piaciuto molto. E quindi l'ho preso. Poi ho preso e mi rimane praticamente nel sacchetto tutto un solo brand. Bene o male questa volta sono riuscita a mostrarvi quasi tutto in ordine. Quasi, in ordine logico, praticamente ho fatto incetta di prodotti dei provenzali della linea bio, quella la rosa, perché era in offerta. Io ho già provato alcuni di questi prodotti che mi sono piaciuti, sì, insomma, qualcuno più, qualcuno meno, poi ve ne parlerò nei prodotti finiti o nelle review. Però in linea di massima è comunque un'ottima linea bio a prezzi accessibili. La rosa moschetta è comunque un ingrediente che mi piace. Mi piace che comunque ci sia una linea, la rosa moschetta, dedicata però per pelli miste o comunque normali. Quindi più comunque adatti alla mia pelle, non per forza di cosa, per pelli che hanno bisogno di tanto nutrimento. La mia pelle più che altro ha bisogno di idratazione, quello sì, perché manca tantissimo di idratazione, ma non tanto di nutrimento, perché quello no, diciamo che è appunto una pelle mista, quindi è un po' più difficile da trattare ed è sempre bello trovare delle creme a buon prezzo per tipi di pelli specifici come possono essere questo. Allora, ho preso, ripeto, tutte cose bene o male in offerta, i prezzi sono già bassi, però ne ho approfittato perché costavano ancora meno, quindi ho preso delle cose che ho già provato e cose nuove. Questa, per esempio, è nuova, mi incuriosiva e ne ho sempre sentito parlare bene, ma non l'avevo mai acquistata, perché aveva un prezzo che comunque superava la mia voglia di acquistarla, diciamo. In questo momento l'ho trovata a, vediamo un po'. Non pochissimo sicuramente, ma neanche eccessivo, diciamo, ci sta in media 4,50 euro, già ovviamente scontata, adesso non ricordo qual è il prezzo pieno, però 4,50 euro è comunque un ottimo prezzo per una crema bio, sono quanti ml, dove sta scritto, non lo trovo scritto, vediamo la confezione interna, questa sarà sicuramente una crema che conoscerete tutte. Mi piace il vasettino, anche se vabbè, meno igienico rispetto ai tubettini. Io di solito quasi tutti i tubettini, a parte forse uno o due creme fatte così, però ogni tanto mi piace anche utilizzare creme in vasetto, mi danno un'idea di qualcosa di più prezioso, non so perché. Sono 50 ml, solito formato classico delle creme viso. Sono curiosa di provarla. Ho aperte altre cose, quindi non sarà una crema che aprirò recentemente perché ho davvero tante cose da usare, da finire. Voglio studiarmi delle combo specifiche, quindi associare una crema giorno, una crema notte specifica e così via, tenere una routine un pochettino più ordinata perché in questo periodo sto un po' facendo esperimenti, sto un po' provando tante cose, un po' forse troppo a caso, senza cercare di aprire troppe cose, non farmi prendere dalla smania di voler provare tutto. Però 2, 3, 4 creme, forse anche 5 aperte ce le ho e quindi vorrei aspettare un attimino. Dice che vabbè, il 99,92% degli ingredienti è naturale o di origine naturale, il 97,09% degli ingredienti certificabili è biologico, non ci sono OGM, profumo 100% di origine naturale. Questo mi fa un po' spaventare perché il profumo in realtà del tonico è terrificante, ma ve ne parlo poi. Comunque, 24 ore di idratazione, speriamo, perché è quello di cui la mia pelle ha bisogno. Insomma, la conoscerete tutte, non ve ne sto a parlare, vi dirò piuttosto come mi sono trovata quando l'avrò poi utilizzata. Poi ho voluto prendere anche lo struccante occhi biologico, perché questo, se non erro, l'ho trovato a 2 euro. Volevo provarlo, sono 150 ml, quindi comunque 2 euro è un buon prezzo e è uno struccante occhi delicato, spero strucchi bene, ma avevo bisogno di qualcosa di più specifico per gli occhi quando magari uso, che ne so, le salviettine o comunque qualcosa
di più leggero sul viso, che va bene per il viso, ma che poi comunque poi vado a sciacquare, ma che non è abbastanza efficace sugli occhi, quindi da abbinare comunque in combo a prodotti, altri tipi di prodotti. Insomma, non l'ho ancora, non ci ho ancora pensato in che momento in quale stagione, quando inserirlo nella mia skincare, ma sicuramente uno struccante occhi che ero curiosa di provare, perché bio non ne ho provati tanti. Ho provato un bifasico che non mi ha fatto impazzire, poi vabbè, ve ne parlerò. Sono curiosa di vedere come si comporta questo qui. Sicuramente non basterà per i trucchi waterproof, perché non è indicato, sicuramente non li struccherà. Però magari per i trucchi veloci tutti i giorni, come può essere quello di oggi, al posto che usare magari altri prodotti, potrebbe andare benissimo questo. Insomma, vabbè, mi ha incuriosito, ho voluto prendere. Poi ho preso maschera viso biologica purificante con argilla verde. Sapete la mia passione per le maschere, soprattutto quelle diciamo monouso, però in realtà anche quelle diciamo in tubetto, così mi piacciono, perché comunque quelle mi danno l'idea proprio di un trattamento, una coccola che io ho lì a casa, un piccolo potere tra le mie mani che quando è il momento di utilizzare ho lì a portata di mano più volte. E non mi piaceva molto l'idea comunque, oltre alle varie maschere usa e getta, diciamo così, in tessuto piuttosto che monodose, di avere anche i miei bei tubi di maschere lì pronte da fare. Ne ho già alcune, devo dire che in realtà non è che le usi tantissimo, perché molte volte per comodità uso quelle in tessuto, uso quelle monodose, perché di quello lì almeno le consumo. Però mi piace. Poi è difficile trovare delle maschere viso bio che costino poco, purificanti, perché sono quasi sempre, almeno a me è capitato di trovarle, più che altro idratanti, antirughe. Non sempre le riesco a trovare purificanti. Ne avevo una che è terminata. Ne avevo una invece peel off. Ho provato diversi campioncini, ho provato anche per esempio la Karkol Mask, quella di nera di MAC, la Vulcanish, che è più che altro uno scrub, insomma, ne ho provate diverse. Mi incuriosiva anche questa. Insomma, bando alle ciance, ero in vena di acquisti e quindi pure questa ho acquistato. Anche questa sempre all'olio di rosa moschetta con argilla verde, effetto vellutante. Anche questa pelli normali miste. Il fatto che comunque siano prodotti per pelli normali miste a me ha conquistato. E quindi anche questa è venuta a casa con me. Il formato non è male, perché se non sbaglio sono 75 ml. Da qualche parte era scritto. Dove sta scritto? Dentro, ma l'avevo letto. Esatto, 75 ml, 6 mesi. Vediamo il prezzo. 3 euro, anche il prezzo mi aveva ispirato, perché 75 ml di maschera bio per 3 euro è veramente poco, quindi ho detto questa è mia e viene a casa con me. Vi ripeto, magari se non fossero stati in offerta questi prodotti non mi sarei manco fermata davanti allo stand, non avrei acquistato nulla. E invece il fatto che fossero... C'è un vento della Madonna, mi sta sbattendo la finestra. Il fatto che fossero in offerta mi ha incentivato. Ora veniamo a 3 prodotti che invece ho già acquistato, e quindi questa è la seconda volta che li riacquisto, che sono il contorno occhi biologico, sempre olio di rosa moschetta, sempre pelli normali e miste, azione rigenerante. Questo contorno occhi l'ho già utilizzato, l'ho già acquistato a marzo di quest'anno, l'ho iniziato a utilizzare a marzo, stiamo al 20 di agosto. Non l'ho ancora terminato. È vero che l'ho alternato con degli altri contorno occhi, perché ne stavo alternando 3 in quel momento, ma quello principale, diciamo, che utilizzavo era questo. Questo soprattutto di giorno, mentre la sera di solito alternavo gli altri due, che sono invece più antirughe. Poi capitava, insomma, dal momento, però diciamo che l'ho utilizzato all'inizio quando avevo solo questo, per un po', forse un mese solo questo,
E poi ho iniziato ad alternarlo con gli altri due. Però devo dire, non l'ho ancora finito. È agli sgoccioli, ma non l'ho ancora finito. Quindi una buona durata. Questo sono quanti ml? Anche qua fuori non è scritto, ma saranno i 15 ml, credo. Solito. Esatto, 15 ml, 6 mesi. Marzo, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, esatto, sta per anche arrivare agli sgoccioli con la scadenza, ma ci siamo perché l'ho appunto terminato. E siccome appunto non mi era dispiaciuto, avendolo trovato in offerta, l'ho ricomprato. Sinceramente non vi so dire se a prezzo pieno l'avrei riacquistato, perché è un contorno occhi secondo me molto blando, con un effetto sì, idratante, sì, sicuramente il contorno occhi risente meno del trucco e di tutto il resto durante la giornata, però non ho visto chissà quali effetti. A livello di rughettine o occhiaie, nulla. Una leggera idratazione, quello sì. Sicuramente molto piacevole comunque da stendere perché è fresco, si assorbe velocemente, quindi piacevole di andare ad applicare. Nulla di eclatante, ecco, come effetto secondo me, però per il prezzo che ha va benissimo, essendo comunque anche un contorno occhi bio, per mantenere la zona del contorno occhi idratato e se non si hanno troppe pretese. Lo immagino, lo consiglio anche magari a ragazze giovani che vogliono approcciarsi al bio e vogliono iniziare ad usare magari prodotti contorno occhi, o perché no a quelle persone che sono un po' pigre, non pigre, però che non amano mettere troppi prodotti, e vogliono un qualcosina di leggero. Sto pensando per esempio a mia mamma che non usa tanti prodotti skincare, quasi per nulla. Se dovessi consigliargli magari qualcosa da acquistare, conoscendola, lei che appunto non ama tante cose, applicarsi sul viso tante cose, probabilmente, proprio anche per la sensazione di avere sul viso un prodotto, probabilmente gli consiglierei questo perché comunque molto leggero, si assorbe subito, potrebbe piacergli. Però ecco, niente di eclatante. Il prezzo 3,50 euro, non pochissimo rispetto magari a contorno occhi CN che io non ho ancora trovato purtroppo, o non so, mi viene in mente per esempio quello a sempre 1,99 euro, 2 euro di Alcu10 che sto utilizzando di Balea, però per esempio quello non è bio, quindi per essere un contorno occhi bio il prezzo è sicuramente ottimo. E quindi l'ho riacquistato perché quello stava finendo e lo voglio comunque tenere in casa perché non mi è dispiaciuto, anche il profumo molto gradevole. Una cosa invece dal profumo assolutamente pessimo è il tonico viso biologico addolcente, sempre con rosa moschetta, ormai lo sappiamo. È questo qui, io l'ho già acquistato, l'ho già utilizzato, ho già terminato, lo vedrete nei prodotti finiti. Allora, perché ho acquistato questo prodotto? Prima di tutto, appunto, perché era in offerta e l'ho pagato. Dov'è? Dove sta? Non lo trovo. Forse 2,50 euro, non lo so, non ricordo. Comunque, 200 ml. È un tonico realmente addolcente, con effetto sì rinfrescante, non chissà quanto, però sì. Lascia effettivamente la pelle più liscia, leggermente appiccicosa, leggermente, ma la cosa sconcertante, come vi dicevo, è l'odore, perché ha l'odore naturale, diciamo, della lavorazione della rosa. Ma non è un odore piacevole, quindi non è un odore di rosa buono, ma è un odore di fiore marcio, proprio fiore andato a male. Sa proprio sì di pattumiera, pattumiera no, però di fiore marcio. Credo che sia la definizione migliore per farvi capire. È una cosa che all'inizio blocca, perché sicuramente blocca. È un odore che però, almeno per quanto mi riguarda, ho imparato non ad apprezzare, ma quantomeno a conviverci.
e mi ci sono abituata, quindi con l'utilizzo non ho più notato questa cosa. Quando l'ho andata ad applicare sul dischetto, a meno che voi lo spruzziate, io invece lo mettevo sul dischetto, notate che non è chiaro, non è bianco, non è trasparente, ma è leggermente rosino, marroncino, che è una cosa che non mi piace tantissimo perché col tonico io riesco anche a vedere il viso pulito, quindi a rimuovere gli ultimi residui, magari i resti dell'acqua micellare piuttosto che dello struccante o del trucco, insomma, che mi è rimasto, non è venuto bene. La passata del tonico per me è fondamentale, non solo perché mi riequilibra la pelle, e perché mi va soprattutto appunto a rimuovere gli ultimi strati di sapone, di acqua calcarea sul viso, insomma, qualsiasi cosa, compreso il trucco. Il fatto che sia già sporco il dischetto prima che io me lo applico sul viso non mi permette di vedere bene se effettivamente quando vado a toglierlo il dischetto è marrone di suo o marrone per il trucco. Sì, un pochino ovviamente si vede, ma l'avrei preferito completamente trasparente. Però vabbè, mi dà un qualcosa, mi dà un'idea di qualcosa di naturale, quello sicuramente, e anche l'odore così mi dà l'idea di qualcosa quasi di fatto in casa, quindi non distillato, di come se avessi preso io le rose, mi fossi messa lì a schiacciarle e fosse uscita questa acquetta marroncina rosina con questo odore che comunque ovviamente non è più di rosa fresca, ma è un pochino andato male. Superato questo impatto iniziale, quindi questo rapporto col dischetto già marroncino e con questo odore così un po' particolare, un po' forte, devo dire che l'ho trovato piacevole, quindi mi veniva voglia di utilizzarlo sia al mattino che la sera. Nonostante questo odore, è una cosa particolare, difficile quasi da spiegare, però rispetto ad altri tonici che avevo in uso, mi piaceva di più. Avevo in uso quello di Balea, che comunque a base alcolica e mi fa della schiumetta ed è una cosa che non sopporto nei tonici. E avevo in uso, vabbè, gli idrolati. Ovviamente gli idrolati sono tutta un'altra cosa e la sensazione che lasciano sul viso è completamente diversa, a mio parere, da quella dei tonici, perché gli idrolati non mi lasciano assolutamente nessuna sensazione dopo. Forse sono un po' troppo blandi, nel senso che comunque sì, sono semplicemente idrolati, non hanno altre lavorazioni all'interno, però insomma sono puri. Mi lasciano sicuramente la pelle più liscia, morbida, non avverto altro, non so come spiegarvi. Mi piacciono moltissimo, però l'effetto del tonico lo avverto di più, sia che sia bio, sia che non lo sia. Quello appunto di Balea che stavo utilizzando, per esempio, non mi piace, è un tonico veramente molto blando per chi ha poche pretese, chi magari non ha mai utilizzato il tonico e quelle cose lì da supermercato che vanno bene un po' per tutti, non mi ci sono trovata male, però sicuramente non è un prodotto che riacquisterei, a meno che lo trovassi proprio a un prezzo stracciatissimo e non trovassi altro e fossi in emergenza, se no probabilmente non è un prodotto che riacquisterei. Perché non sopporto quando i tonici mi fanno una schiumetta. Questo non me la fa, mi lascia un bel effetto effettivamente fresco sul viso, liscio, leggermente, ripeto, appiccicosa come sensazione subito dopo, ma svanisce, quindi non è neanche. Ah, ecco l'altro che avevo in uso, è quello, il tonico alla camomilla, che mi lasciava invece quella una sensazione sia di tiraggio che di appiccicoso. Anche se in realtà pure quello non mi dispiaceva come tonico, perché non mi dispiaceva questa sensazione appunto di tirare la pelle, perché comunque poi andavo a rimettere la crema, quindi lo sentivo comunque bello compatto, bello come se mi purificasse bene, mi stringesse bene tutti i pori. Comunque a me quell'effetto non dispiace, quindi non è per nulla, cioè. Mi dispiace comunque, però questo era diverso. Comunque lo trovavo veramente più delicato, ma allo stesso tempo efficace. Anche qui niente di un tonico tranquillo, però bio, a un ottimo prezzo. Mi dà l'idea di veramente di qualcosa di super naturale. E quindi mi è piaciuto. Se non l'avessi trovato in offerta, ripeto, non so se l'avrei acquistato. Però sta di fatto che invece in offerta le ho acquistato e
Questo mi fa pensare che alla fine era sì un ni, ma quei ni che quando trovate un'offerta vanno benissimo. Infatti è ritornato a casa con me ed è questo qua. A volte è difficile spiegarvi i ragionamenti che ci sono dentro la mia testa quando faccio degli acquisti, quando penso a un prodotto, a come mi ci sono trovata. È difficile alcune volte. Spero che in tutto questo casino che vi ho raccontato sia stato chiaro il concetto, ecco. Ha tanti difetti come prodotto. Però nel complesso le sue azioni e il prodotto in generale, parlando di prezzo, di qualità, di uso, quindi nell'insieme, è un prodotto che appunto ho riacquistato, per cui ok. Poi, altro prodotto che ho riacquistato, è l'acqua micellare biologica Delicata, strucca viso, occhi, labbra. Allora, in realtà questa l'ho utilizzata, scusate, l'ho riacquistata pur non avendo utilizzato l'altra confezione, perché in realtà non mi ricordavo di averla. Quindi qua in realtà ho compiuto un errore perché mi ero proprio dimenticata di averla già acquistata. Quando poi ho controllato nel bagno, ho visto che nelle scorte dietro dei vari struccanti acqua micellare, in realtà questa già c'era. Non mi dispiace comunque perché io amo le acque micellari e sono lo strumento di struccaggio che più preferisco tra tutti, perché, come dire, sì, sono la cosa che preferisco perché sono quelle che ritengo più efficaci, più veloci, più comode da utilizzare rispetto a tutto il resto. Quei sistemi che ovviamente poi il viso va deterso, però con l'acqua micellare teoricamente voi sareste a posto perché strucca, idrata, insomma agisce anche da tonico, non per forza deve essere risciacquato e quindi nonostante comunque se ho la comodità e ho modo di farlo preferisco lavarmi poi comunque il viso con un detergente e andare a rimuovere anche i residui di acqua micellare, è formulata e studiata per essere un prodotto che si può utilizzare anche da solo. Questo me lo fa apprezzare perché nelle sere più buie o quando proprio non ho voglia di poi passare al detergente, con questo ho fatto tutto in un gesto solo. Poi mi passo il tonico, crema, eccetera. C'era anche il detergente, ma il detergente della stessa linea che tra l'altro non sapevo di avere, eppure quello già avevo, sono lì pronti per essere utilizzati. Penso che lo utilizzerò proprio in combo, quindi probabilmente inizierò a cercare di fare una routine tutta con questi prodotti se riesco. E quindi utilizzerò acqua micellare, poi il detergente, poi il tonico, eccetera, eccetera. Vediamo, vediamo. Insomma, sono curiosa anche di mettere a paragone l'acqua micellare e lo struccante che invece non avevo. Poi, ultimo prodottino e poi veniamo agli omaggi. Questo l'ho acquistato perché comunque ne ho sentito parlare bene e vi dicevo, sono un pochettino in fissa con gli oli pur non usandoli spessissimo. Sono uno di quei prodotti che mi piace proprio. Mi sembra un po' di essere una piccola strega con le ampolline, tutte le lozioni magiche per ogni evenienza. Quindi mi piace l'idea comunque di avere degli oli in casa. E questo è l'olio puro alla rosa moscheta. L'ho pagato 5 € se non sbaglio, esatto, che comunque non è tantissimo per un olio puro certificato. È certificato dove sta scritto? Boh, da qualche parte certificato. Aspetta, olio vegetale certificato pure al 100%. Vabbè, non tagliati né sofisticati, controllati da analisi in laboratorio. Insomma, vabbè, lo conoscerete comunque questo olietto senza profumo, senza parabeni, siliconi, eccetera, eccetera. E questa è l'ampollina, molto carina, tra l'altro. E sono 30 ml, 12 mesi, purtroppo è un po' pochino però per un olio puro. Dice restitutivo per la pelle del viso, quindi un po' come tutti gli occhi, se gli oli è un olio molto nutriente. Mi sto un attimino informando sulle sue proprietà, ma io amo la rosa. Sia moscheta che carina, però questo per esempio va bene anche per le cicatrici sulle smagliature, proprio
proprio sulle rughe, quindi un ottimo antirughe, contorno occhi, insomma. Devo un attimino informarmi sui suoi utilizzi, ma sicuramente è un prodotto ottimo. 5 euro per 30 ml non è neanche un prezzo eccessivo, considerando che gli oli, per esempio, essenziali da 10 ml possono costare anche una decina d'euro, se non di più, quindi li si trovano dai 3, 5, 8, 10, 12 euro. Quindi 5 euro per un 30 ml non è assolutamente male. Siccome c'era un'offerta che se prendevi, mi sembra, due prodotti dei provenzali, avevi in omaggio le salviettine struccanti, in realtà la tizia della cassa, avendo preso io 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosi, 7 prodotti dei provenzali, mi ha dato ben 4 confezioni di salviettine struccanti. Sono piccoline, io me le immaginavo grandi, però vabbè, ci sono comunque 10. Dove sta scritto? L'avevo letto da qualche parte. 10 salviettine all'interno da 140x150 mm, boh, non so come la grandezza, le userò, vi farò sapere. Queste però sono comodissime per i viaggi o da tenere in borsetta. Oddio, in borsetta neanche più di tanto, perché comunque non è che mi strucco in giro. Però sicuramente per i viaggi. Quando si ha poco spazio e si fa magari solo un weekend e quindi non ci servono 1.000 salviettine, ma ce ne bastano 10, anzi ci avanzano, va benissimo come formato da viaggio. Mi sembrano ottime queste qua. Non so come sono, nel senso che non le ho mai utilizzate, mai provate, non so se struccano o non struccano, come sono. Non parlano di trucco waterproof o qualcosa, vediamo se dice qualcosa. No, vi dirò io, non le ho mai utilizzate, per cui non so, vi farò sapere se vanno bene per tutti i tipi di trucco, se sono efficaci, se rimuovono bene il make-up, se bisogna fare 1.000 passate, se arrossano, se sono delicate e tutte quante le informazioni del caso. Intanto sono in omaggio, per cui vanno benissimo. E niente, questo è tutto, spero di non avervi ammorbato con i miei ragionamenti. A volte cerco, quando faccio video, davvero di motivarmi da sola nel dire: ma perché ho acquistato questa cosa? Come mai? Che ragionamento ho fatto? Perché io cerco sempre di ragionare. Alcune volte però mi capita che sono lì davanti allo stand, magari ci sto mettendo un sacco di tempo, sono in ritardo e tutto, sono lì che devo dire compro, non compro. Alcune volte non compro, ma molto spesso compro, come in questo caso. E quindi nel mio bel sacchettino di acqua e sapone ci ho infilato tutte quante cose. E quindi queste cose sono venute a casa tutte con me. E però insomma sono contenta, perché sono comunque prodotti che mi piacciono, che utilizzerò in qualsiasi caso. Sono delle cose carine, un prezzo giusto, contenuto. Non ho fatto spese eccessive e folli di cui poi me ne pentirò, questo sicuro no. Quindi posso dormire sogni sereni, ecco, da questo punto di vista almeno. E nulla, per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Un bacione, ciao ciao!